ci stanno dando il benvenuto a tavola. Io sono Riccardo Carnevali, sono un cuoco e amo parlare del mio territorio di Vigevano, della Lomellina, di Pavia, nei miei viaggi che faccio. Mi piace parlare con i sapori del nostro territorio. Del nostro territorio lungo il Po, ma anche di tutto il territorio italiano, perché quando si esce dall'Italia si va all'estero, la cucina è italiana, quindi si porta in giro i sapori, i gusti, quelli che non devono essere dimenticati, le ricette che devono essere tramandate e non si devono accantonare. La Cina per me è speciale, sono stato 2 volte in Cina per lavoro, ho avuto questa grande fortuna di stringere delle stupende amicizie con degli chef cinesi che mi hanno raccontato la vera cucina cinese. La cucina cinese è enorme, noi pensiamo al territorio cinese con tutte le varie sfaccettature ed è molto simile alla cucina italiana. Perché? Perché in base al proprio territorio ci sono dei piatti diversi, una sapidità diversa, un grado di piccantezza differente. E la cosa che ho portato con me da questo viaggio è l'amore che hanno loro per l'utilizzo delle verdure, quindi questo l'ho fatto anche un po' mio, mettendo la verdura come ingrediente principale e non come contorno. Quindi questo praticamente è l'inizio della parte proibita della città proibita, quella che l'anno scorso non sono riuscito a vedere. Adesso ci entriamo finalmente. La cucina del nostro territorio è una cucina che nasce appunto in mezzo alle risaie, quindi abbiamo tanti risotti, il riso in cagnone, abbiamo tutte le varie lavorazioni di questo splendido cereale, poi abbiamo i maiali e soprattutto l'oca nel territorio vicino Mortara, il bottaggio d'oca, il ragò, quello che è la cassuola con la variabile della carne d'oca, insomma sono tante ricette che vanno sempre pian piano riscoperte, stagione per stagione, seguendo quelli che sono i tempi della natura. Il mio libro è nato durante il lockdown, quindi si pensava un pochino che cucinare potesse aiutare, infatti si intitola Viaggio nella testa di un cuoco, la mia cucina di comfort food, il cibo del conforto, quello che ti aiuta a sorridere, quindi pensare a un piatto che ti possa risollevare il morale è proprio quello che è il concetto del libro.